Radio Radicale con l'onorevole Mannino del Movimento 5 Stelle, segretario d'Aula, membro dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, per parlare del bilancio consuntivo del 2014 e di quello di previsione del 2015, sul quale oggi l'Assemblea di Montecitorio si è espressa sugli ordini del giorno, chiudendo questa discussione. Allora, noi abbiamo visto che 2 settimane fa, quando c'è stata la discussione generale, ci si è vantati molto del fatto che per la prima volta si è scesi oltre il miliardo, a 920 mila euro per il bilancio della Camera dei Deputati. Oggi c'è stato anche un altro scontro su alcuni privilegi dei deputati. Allora, ci spiega che cosa siete riusciti ad ottenere e su cosa si è votato? Sì, allora, finora ancora la discussione degli ordini del giorno non è completata, continuerà nel pomeriggio, però intanto appunto su cosa si è discusso finora? Sostanzialmente abbiamo ottenuto un'altra grande vittoria, che è quella dell'abrogazione dei plafond degli ex parlamentari e in particolare i rimborsi per le spese dei viaggi degli ex parlamentari. Questa è una richiesta che facciamo appunto sin dal primo giorno in cui siamo venuti qui, da quando abbiamo visto i bilanci di questo palazzo, e oggi proprio i questori hanno rivisto la loro posizione e hanno approvato in aula questo ordine del giorno, quindi avremo un ulteriore risparmio di 900.000 euro l'anno per i rimborsi dei viaggi agli ex parlamentari. Le altre lotte che stiamo continuando a portare avanti e su cui ancora ci si ostina a non voler rivedere le posizioni di questa classe politica, sono la rendicontazione per quel che riguarda i rimborsi che i deputati ricevono, questo al fine anche di fare maggiore trasparenza dei soldi dei cittadini, e anche alla luce, devo dire, di una dichiarazione che abbiamo sentito in aula ad esempio dal deputato Melilla, che ha dichiarato di versare rispetto al suo stipendio 3.500 euro al partito. Quindi anche questa per noi è un'affermazione inammissibile alla luce dei cospicui rimborsi elettorali che i partiti ricevono a tutt'oggi. Poi si è discusso anche di abbassare, anche per un periodo limitato, la soglia lo stipendio dei parlamentari, portarlo da 10.000 euro attuali lordi a 5.000 euro lordi per quanto riguarda la sola indennità, e anche questo non è stato ovviamente accolto. Si è parlato ad esempio di togliere il finanziamento all'associazione degli ex parlamentari, anche lì non si capisce perché questa istituzione debba versare delle quote ad un'associazione. Qual è la quota? La quota è all'incirca è complessiva, perché noi è unita insieme anche alla fondazione Fensi, se non mi ricordo male, ed è di circa 80.000 euro l'anno, se non ricordo male, però magari la cifra potrei anche sbagliarmi, però è una questione di principio, cioè noi continuiamo a sostenere che fuori da questo palazzo ci sia una realtà dei cittadini che è dire difficile è poco. Noi pensiamo che questa istituzione, se realmente vuole riacquisire credibilità agli occhi dei cittadini, e credo che una qualsiasi di queste azioni fatte dal partito di maggioranza potrebbero andare in questa direzione, anche per un periodo limitato, proprio finché, cosiddetta, come dire, non passi in questo momento di crisi, riportare quindi i livelli di questa istituzione ai livelli dei cittadini che stanno fuori da qui, pensiamo che sia una cosa dovuta. Sia per i cittadini appunto, ma soprattutto per riacquisire dignità all'istituzione, per ridare dignità all'istituzione. Voi come avete trovato nel recente passato anche altre iniziative che sono state prese dalla Presidenza della Camera, sia sui vitalizi sia sui costi del personale? Le avete ritenute sufficienti oppure iniziative di carattere demagogico? Qual è la vostra impressione? No, demagogico non oserei dire tanto, però evidentemente nel momento in cui ad esempio sui vitalizi ai parlamentari condannati praticamente si sono scritte dei criteri, i criteri con cui vengono interrotti i vitalizi fanno sì che di fatto solo 10 ex parlamentari avranno l'interruzione del vitalizio, ovviamente non è, cioè è demagogia, sì,
E quindi, ad esempio, anche oggi avevamo chiesto con un ordine del giorno quello di inserire all'interno delle categorie di, come dire, di condanne che porterebbero all'interruzione del vitalizio, quello del finanziamento illecito ai partiti e quello dell'abuso d'ufficio. Ma non lo facciamo, come dire, ci terrei a dirlo, non lo facciamo per capriccio ideologico o perché vogliamo portare avanti questa battaglia, ma perché la nostra Costituzione ci dice che i parlamentari devono essere, devono onorare la carica. E allora, se tu sei accusato e condannato di abuso d'ufficio o di finanziamento illecito ai partiti, crediamo che queste due realtà, il ruolo di ex parlamentare a cui viene comunque riconosciuto il vitalizio e il vitalizio stesso, non possono convivere contemporaneamente. Questa è la nostra posizione, che difendiamo finché non ci daranno dimostrazione al contrario. Allora, voi avete fatto tante iniziative con, diciamo, le autoriduzioni di stipendio che vi siete imposti, avete, diciamo, visto recentemente che avete finanziato anche la costruzione di una, sì, di una strada in Sicilia, che tra l'altro è la sua regione, sì, credo, dove, insomma, che ha suscitato anche parecchie, diciamo, discussioni, invidi e polemiche. Allora, volevo sapere, non temete, ecco, che anche la riduzione degli stipendi di parlamentari possa impedire anche questa vostra possibilità di poter investire questi soldi in iniziative ottime come questa? No, sinceramente no, perché ovviamente il problema va guardato nell'insieme. Ovviamente noi abbiamo lo stato delle nostre strade, lo stato di abbandono delle nostre strade, delle nostre autostrade, ricordiamo i viadotti che crollano in Sicilia, ma anche lo stato delle nostre scuole, dei nostri ospedali, dei nostri uffici pubblici è a questo livello di abbandono proprio perché i soldi si spendono per altro. E allora noi pensiamo che se tutta la pubblica amministrazione, in cui i vari tagli vanno a essere concentrati sempre su quelli che sono i servizi e non su quelli che sono i privilegi, invece vengono adeguatamente ridimensionati, quindi a partire ovviamente dalle cose più costose, quindi i vitalizi, le pensioni d'oro, gli stipendi dei parlamentari, questi soldi risparmiati potrebbero avere maggiore possibilità di essere spesi in quelli che sono i doveri di una pubblica amministrazione, cioè quella di avere strade sicure, scuole sicure, ospedali decenti, con macchinari funzionanti, eccetera. Quindi no, certo, potremmo anche, come dire, anche coltivare il nostro orticello col nostro metodo di destinare l'eccedenza dei nostri stipendi per attività che sono di interesse reale dei cittadini, però contemporaneamente, finché questo non diventerà legge, continueremo con queste azioni. E viceversa, quando andremo a governare noi, sicuramente ci sarà una maggiore concentrazione verso quello che è il welfare, quelle che sono le esigenze dei cittadini, e solo in un secondo momento quelli che sono gli interessi della cosiddetta casta, la cosiddetta classe privilegiata. Bene, ringrazio l'onorevole Mannino del Movimento 5 Stelle, membro dell'Ufficio di Presidenza della Camera, con la quale abbiamo parlato anche del bilancio di previsione della Camera del 2015. Grazie. Grazie.